Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up. Tifosi rossoblu, eccomi, sono Lollo e una nuova reaction. Paul non c'è perché non è a Potenza e quindi non può partecipare a questa reaction su Paganese Potenza, partita che sta per iniziare. Il Potenza si schiera con un nuovo 3-4-3, con in porta Ioime, in difesa 3 con Emerson, Matino e Di Somma, Coccia e Sepe sugli esterni di centrocampo, Coppola e Piccinni sulla mediana. In attacco invece Franza, Longo e Guaita. La partita sta per iniziare, ci aggiorneremo. Forza Potenza. Gol, 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 gol! Franza, dopo un minuto di gioco, di destro la infila alla sinistra del portiere. Forza Potenza. Gol di Cristian Cesaretti della Paganese, subito appareggiati i conti dopo 8 minuti, distrazione da parte della difesa. Potenza inoltre era anche in 10 perché Piccinni era fuori e niente, ci dobbiamo rifare, forza. La reaction per due gol della Paganese, 3-1 il risultato, il 2-1 di Scarpa su calcio piazzato, confusione e il gol appunto di Scarpa, e poi adesso di nuovo Cesaretti su una deviazione e 3-1 il risultato per adesso. È finito adesso il primo tempo tra Paganese e Potenza sul risultato di 3-1, un primo tempo sicuramente da cancellare. Noi tifosi del Potenza sicuramente ci aspettavamo di più, sicuramente dopo aver visto il gol di Franza dopo neanche un minuto di gioco ci si aspettava a quel punto un ottimo gioco del Potenza e sicuramente altri gol per noi Potenza. Mentre la Paganese ha reagito e ha fatto 3 gol, adesso il Potenza negli ultimi minuti di gioco del primo tempo ci ha provato anche con un gol fantasma non dato sul calcio d'angolo, però niente, bisogna cancellare questo primo tempo con un secondo tempo che è da giocare alla grande, forza! Gol, 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 gol! Longo riapre la partita, 3-2, dai! Tifosi rossoblu, partita terminata, clamoroso ciò che è successo a Pagani. Potenza è riuscito a vincere 4-3 facendo un secondo tempo, come avevo detto, a fine del primo, straordinario, credendo su tutti i palloni e vincendo tutti i rimpalli. Ci siamo lasciati sul 3-2 con il gol di Longo e poi Lescano si è davvero scatenato con una doppietta, siglando prima il 3-3 battendo il portiere di casa. E poi su una girata da attaccante vero è riuscito a battere di nuovo il portiere della Paganese Santo Padre e a segare il 4-3, a far esplodere davvero il settore ospiti. Quindi per questa reaction è davvero tutto, sempre Forza Potenza.